Eccoci qui in diretta per un'altra puntata delle Books Angels, una rubrica curata da me, The Wismal Blog, e da Lucia Caponetto, lettrice ad alta voce, in cui vi parliamo e vi leggiamo anche alcuni libri. Aspettiamo che qualcun altro si colleghi assieme a noi. Vedo che Lucia già c'è, quindi le mando intanto subito la richiesta di collegamento. Vediamo. Eccola qua. Vediamo se riesco a invitarla. Mi è sfuggita. Eccola qui. Allora, invitiamo subito Lucia. Oggi parleremo di un argomento molto speciale, perché eccola qui Lucia, Eccoci. stavo iniziando ad anticipare un po' l'argomento della Bene. nostra diretta di oggi. Ciao a tutti, ben arrivati a tutti. Allora, sicuramente qualcun altro ci starà raggiungendo perché ci siamo collegate proprio in questo momento, però visto che magari alcuni ci guarderanno anche dopo, in Certo. differita, dice, direi già di cominciare perché quella di oggi sarà una puntata, anche questa molto speciale perché faremo entrare i nostri ascoltatori nel mondo degli audiolibri, ma veramente nel vivo di questo mondo, perché tu, Esatto. Lucia, oltre già in passato ad avere registrato alcuni audiolibri, ne hai proprio, diciamo così, appena registrato uno nuovo. Di cosa si tratta? Vuoi già iniziare a Presto, raccontarci presto. Ma qualcosa? certo. Ciao a tutti, grazie di essere qui. Sì, io vi racconto che proprio una decina di giorni fa ho registrato, casualmente ce l'ho qui, Una felicità semplice di Sara Giusto per Rattaro. caso ce l'ho anch'io qui con me. E devo dire che è la terza volta, ma l'emozione è sempre la stessa e credo che lo sarà ancora per un bel po', visto che tre, voglio dire, non c'è due senza tre, ma non c'è tre senza quattro. E devo dire Esatto. che è stato molto bello e rispetto al secondo. Secondo me la cosa più bella è che inizi a prendere un po' confidenza con microfoni, con ciò che hai di fronte, no? Perché banalmente bisogna anche fare attenzione a non dare colpi con le mani. Ad esempio, io gesticolo molto mentre registro l'audiolibro e le prime volte mi capitava più spesso di sbattere contro le cose perché magari non avevo ancora bene la gestione dello spazio, perché è davvero limitato lo spazio che hai quando registri gli audiolibri e quindi devi stare attenta. Io che diciamo mi immedesimo molto rispetto ai personaggi, e allora ogni tanto pum pum, e quindi poi mi dicono: no, guarda, andava bene la voce, però ti tocca rifarla perché si sentono Era roboidi. perfetta, ma si sente che prendi contro il microfono, quindi sì, Esatto. sicuramente bisogna anche un po' abituarsi a fare Sì. questo tipo di mestiere e di lavoro. Per Vero. chi magari non ci conosce, non ha seguito altre dirette in cui abbiamo parlato degli audiolibri e già di alcuni progetti ai quali tu stessa hai partecipato, vogliamo un po' raccontare innanzitutto come è nata questa collaborazione con la scrittrice Sara Rattaro e cosa già, quali eventi già hai fatto insieme a lei e quali sono gli audiolibri che hai già registrato? Sì, allora intanto so per certo che è un argomento che a Mariangela piace da matti, potrei raccontarglielo tutti i giorni Sì. e intanto a lei piace moltissimo. La premessa è che ho promesso in questa diretta di non toccarmi i capelli. Allora scusate, faccio soltanto questo ciuffo e poi giuro che non li toccherò più, vi stupirò, ecco. Adesso non li tocco più. Allora, io ho conosciuto Sara dopo aver letto un suo romanzo in treno, Genova-Milano, Milano-Genova. Ho mangiato questo libro e ho pianto, e il titolo del romanzo era il suo terzo romanzo, se non erro, Non volare via.
E da lì ho fatto una cosa, perché io sono una persona molto di getto, quindi quando una cosa mi piglia la devo fare, le ho mandato un messaggio su Facebook dicendole che il suo libro mi aveva profondamente appassionata e commossa. Mai più immaginavo che in pochi minuti sarebbe arrivata una risposta gentile, garbata ed educata proprio da lei, che mi ringraziava e poi poco dopo mi ha scritto che avrebbe presentato un romanzo di un'autrice che purtroppo è venuta a mancare, che si chiamava Loredana Limone, se avevo piacere di assistere a questa presentazione, con l'occasione avremmo potuto conoscerci di persona. Neanche a dirlo, ovviamente tutte e due liguri e genovesi, quindi è ancora più facile l'opportunità di incontro. Quindi sono andata in questo ristorante dove all'epoca si faceva questa presentazione a Genova, ci siamo conosciute e, come si suol dire, non ci siamo più lasciate. E ne è nata un'amicizia bellissima fino a che un giorno lei sapeva che io facevo l'attrice, e anche l'attrice, perché non è mai stata, ahimè, la mia unica professione, e quindi mi ha chiesto se avevo piacere di leggere una sua presentazione. Bellissimo, senz'altro, sì, volentieri. Sono andata dalla mia regista Graziella Martinoli e le ho chiesto di insegnarmi a leggere ad alta voce. E quindi mi ha dato delle indicazioni fondamentali che mi hanno poi portato ad appassionarmi alla lettura ad alta voce e a continuare a leggere e a propormi addirittura io stessa agli autori quando dovevano presentare i loro romanzi all'epoca. Fortuna nelle librerie. E questo ha Perché dato. appunto è diverso, no? Scusa se ti E interrompo, ma magari figurati. per chi ci segue Certo. sono dettagli veramente molto importanti. Io adesso nel tempo, anche grazie alle chiacchierate assieme a te, sono entrata un po', no, di più nel vivo di questo mondo che comunque adoro, perché gli audiolibri fanno parte del mio pane quotidiano ormai, assieme anche ai libri. Però quindi da quello che ci dici sembrerebbe che leggere ad alta voce non è proprio come recitare, ad esempio, in teatro. No, 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 devo dire che c'è differenza, nel senso che dal punto di vista dell'impegno è uguale. L'unica cosa che mi rilassa è che non c'è memoria, nel senso che tu devi leggere. Questa cosa, secondo me, ha dato una bella sferzata alla mia energia rispetto a questo tipo di passione, rispetto al teatro, perché io sono una persona molto, molto emotiva. E quindi devo dirti la verità che in teatro, se ci fosse il mio collega attore Lorenzo Franco qui, potrebbe confermarlo, io durante le rappresentazioni in teatro avevo dei veri e propri buchi di memoria. Ed è bello, perché era bello, terribile, ma per fortuna avevo dei compagni che lo sapevano, e soprattutto Lorenzo Franco, che è la persona con la quale ho fatto più cose a due, e lui mi diceva: ti viene uno sguardo, era magari un dialogo che avevamo io e lui, hai una faccia che proprio c'è scritto aiuto, no? E lui mi ha È il tuo sempre, libro. sì, e devo dire che me la sono poi sempre cavata con il suo aiuto, nel senso che magari mi dava là o mi dava un momento, no? Improvvisava qualche cosa per cui io di conseguenza improvvisavo e alla fine diciamo che riuscivo sempre, inventavo frasi. Devo dire che ne ho fatte di tutti i colori e i miei colleghi lo sapevano e un po' erano terrorizzati da questa mia cosa, perché sai, quando hai dei dialoghi e una comincia a spaziare, a dire altre cose, non è facilissimo. Questo non accade invece, per tornare a bomba, nella lettura ad alta voce, perché di fatto tu hai il testo davanti e questa cosa mi ha sempre dato una grande sicurezza. Poi ti impapini lo stesso, perché comunque anche leggere a lungo è facile impapinarsi, è facile sbagliare, dover ripetere, però è diverso dal dover imparare a memoria, senz'altro, ecco. Certo, è un impegno sicuramente diverso, quindi nel tempo è nata con Sara Lattaro una splendida amicizia, ma Sì. anche una collaborazione di lavoro, perché si può dire che tu sia attualmente, insomma, che tu sia la lettrice ufficiale di Sara Lattaro, Sì, sei la sì, sì. voce dei libri di Sara Lattaro. Sì, devo dire che la prima volta non si scorda mai, no? E io ricordo esattamente, intanto non me lo aspettavo, perché Sara Rattaro
e aveva una lettrice bravissima ad alta voce, e quindi mai mi sarei permessa di chiedere a Sara di far fuori lei per me. Quindi diciamo che è stata una cosa che è maturata con il tempo, e poi è nata così, che ho ricevuto una telefonata dall'agente di Sara Rattaro che mi chiedeva, così come stiamo parlando io e te adesso, un indirizzo email dal quale poter mandare. Scusa, mi ha chiesto un indirizzo email in modo che io potessi essere contattata da una persona per un provino per l'audiolibro. Io, ti puoi immaginare, sono rimasta di stucco, tanto più che era in uscita il suo romanzo di 2 anni fa, nuovo, che all'epoca era La giusta distanza. Quindi io mai più immaginavo che si potesse trattare di quello. In realtà, durante la conversazione le dico: ma per cosa pensavo che fosse un libro, sai, quando scadono i diritti, che quindi poi uno può fare un po' quello che vuole. Adesso non vorrei dire Sì, scemenze, ma ricordo che c'è più era in libertà di scadenza. manovra, Sì, ricordo sicuramente. che c'era un libro che doveva forse ho detto, forse si riferisce a quello, o magari mi sta dicendo un qualche cosa che potrà, che avverrà, che non lo so. In realtà mi dice: no, guarda, si tratta del romanzo che esce a gennaio. Caspita, tra un po' svengo. Emozione, immagino alle No, stelle. anche perché io faccio tutt'altro lavoro durante la giornata. Io lavoro in una multinazionale che si occupa di benessere e dimagrimento, che si chiama Pronocal Group, ed ero proprio in attesa, in uno studio di un nutrizionista a Chiavari, in attesa che mi ricevesse. Quando lui è uscito, io avevo una faccia che sembravo un giullare. Mi dice: ma cosa è successo? Dico: non te lo posso dire per cabala, però guarda, ho ricevuto una telefonata bellissima. E poi ho cominciato ad aspettare questa telefonata o mail che di fatto non arrivava. Sono partita per la Sardegna, luogo di trasferta di lavoro sempre per la Pronocal, e caspita, uscendo da uno studio medico in Sardegna mi arriva una telefonata di questo personaggio, di questa persona che aveva questo studio di registrazione a Milano, che mi chiedeva di andare lì. E sono andata lì, gli ho detto che non avevo mai letto audiolibri e quindi non avevo mai letto ad alta voce libri, o quantomeno non avevo mai fatto Era la tua prima audiolibri. esperienza, quella lì era la tua prima esperienza Sì, e proprio. quindi ho sentito proprio il cambio di voce, come dire: caspita, adesso questa quanto tempo mi fa perdere? Perché devi capire una cosa, che almeno per adesso, per quanto ne so io, si viene pagati a ore libro finito. Esempio, sia lo studio di registrazione che l'attore, supponi che me impieghino 18 ore a fare un libro che effettivamente ha una durata di 7-8, tu e lo studio di registrazione viene pagato per 7-8 ore. Quindi capisci che di fronte a una persona che ti dice non l'ho mai fatto, dall'altra parte che percezione c'è? Caspita, ci staremo un sacco di tempo e io a un certo punto lavorerò gratis. Ecco, Certo. penso che sia scattato anche un po' questo timore. Fortuna vuole che io avevo letto già tante volte diverse cose e quindi ero abbastanza veloce. E questa cosa ha fatto sì che effettivamente il libro lo svolgessimo in breve tempo e che rispettassimo tendenzialmente abbastanza. Insomma, era la prima volta, però dal punto di vista delle ore sono soddisfatta perché effettivamente, ed entrare per la prima volta in uno studio di registrazione è stato davvero, davvero incredibile. Cioè, sei tu da sola, forse l'abbiamo detto anche l'altra volta, ma non c'erano le stesse persone, quindi sei tu da solo con te stesso e l'iPad davanti con le pagine che scorrono. Quindi, per quanto mi riguarda, posso tranquillamente dirti che è un momento magico, magico. E tu Immagino. senti la tua voce in cuffia e quindi respiri te stessa, no, continuamente e ti emoziona, cioè io mi emoziono. E mi è venuta in mente una domanda, così ovviamente poi entreremo anche nel vivo del nuovo audiolibro che tu hai Certo. registrato, però ci tenevo appunto a dare un po' un contesto a chi ci sta seguendo, proprio per far comprendere anche che è tanto tempo che tu ti dedichi a Sì. questa attività e che hai anche già dei lavori già pubblicati come audiolibri, eccetera, però è anche bello condividere e andare a vedere le esperienze di professionisti anche di quando erano un po' all'inizio, no? Per Sì. capire anche quali sono state le loro emozioni, anche eventualmente le loro paure o difficoltà. Ma secondo te, pensando proprio al tuo lavoro, che cosa un lettore ad alta voce non dovrebbe fare o la caratteristica che non dovrebbe avere e cosa invece, quale caratteristica saresti
sarebbe bene che avesse, scegliendone una, ad esempio, no? O anche più di una, se te ne vengono in Ma mente. guarda, quello che non deve fare non deve sovrastare con la sua voce il romanzo. Cioè, come dicevo una volta, secondo me tra il lettore e il libro c'è già un rapporto. Quindi tu che ti infili in mezzo, devi farlo in modo delicato. E questa è una cosa che avevo già detto, ma che effettivamente dirò ogni qualvolta ne avrò l'occasione, È perché importantissima questa cosa che hai penso che sia detto. proprio così. E anzi, poi farò a te una domanda rispetto a questo, visto che sei un'ascoltatrice e una Audible advisor. E questa senz'altro è una cosa che è importante, avere rispetto del lettore. Quindi tu sei al servizio del romanzo e sei al servizio di chi ti ascolterà. Quindi devi stare tranquillo, fare il tuo lavoro, dare senz'altro i tempi, i ritmi, non deve essere una lettura piatta. Quindi devi riuscire a dare tutto, soprattutto nei dialoghi, si è soli, spesso e volentieri si è soli. E quindi bisogna riuscire a dare quel minimo di intonazione al personaggio in modo che si capisca chi dice cosa, no? E questa volta è molto difficile, perché effettivamente, soprattutto leggere la voce di un uomo, a me non piacerebbe e non piacerà fingere di avere la voce maschile, diventerebbe una Certo, macchietta, no? E diventerebbe quindi anche un po' troppo caricaturale e sarebbe anche Diventerebbe una naturale, no? caricatura. Immagino. No, assolutamente. Quindi questo è una cosa invece, secondo me, che non deve mancare è l'empatia con i personaggi. Cioè, il romanzo, anche quando non ti piace, devo dire la verità che ad oggi sono stata molto fortunata perché per il momento i miei tre audiolibri sono stati meravigliosi, anche perché mi sono proprio piaciuti. Però anche quando non provi profonda empatia rispetto a quello che stai leggendo o magari non ti ci riconosci, ecco, devi invece riuscire ad entrare dentro, perché A comunque trovare la chiave. devi trovarla perché devi sempre pensare che dall'altra parte c'è qualcuno che ti sta ascoltando e quindi se è un ascoltatore attento, credimi che comprende se una cosa ti piace di più o ti piace di meno. Quindi bisogna essere molto bravi in questo. Immagino assolutamente, anche perché è verissimo quello che hai detto. Che comunque c'è già un rapporto tra il lettore e il libro, se magari, perché capita a volte che un lettore ascolti un audiolibro di una storia che già ha letto, che già conosce, oppure affronta una storia nuova, ma comunque si crea un rapporto molto stretto ed è vero che appunto la voce che racconta poi l'audiolibro, si insinua un po' nel mezzo, quindi è un rapporto molto delicato, bisogna essere è un equilibrio molto delicato, bisogna essere davvero molto bravi per Per fare in modo che appunto la presenza del lettore riesca ancora di più a unire il lettore al libro, quindi alla storia, e non a insinuarsi nel mezzo per separarli. Perché purtroppo, Esatto. nel senso, è molto importante, secondo me, la scelta proprio della voce per il tipo di storia. E infatti, avendo già ascoltato i tuoi audiolibri, un aspetto che proprio lo dico sinceramente è che mi è subito, come dire, saltato davanti agli occhi è proprio il fatto che tu abbia la voce veramente adatta per le storie dei libri di Sara Vattaro, perché ci si affeziona proprio. È la voce giusta per le storie. Che racconta e che ha scritto. È proprio una cosa che veramente ho notato subito. Quindi vogliamo riassumere per chi ci sta seguendo e chi guarderà poi anche la diretta Sì, in seguito. Quali audiolibri hai registrato allora? guarda, direi per adesso possiamo parlare di uno all'anno. Intanto è arrivata Sara Rattaro. Ciao Sara, Ti salutiamo. stiamo parlando di te. Stavamo parlando di te, di me e di noi. Allora, il primo è stato appunto La giusta distanza nel 2019. Poi ho registrato Sulla sedia sbagliata, sempre di Sara Rattaro, che per i 10 anni di carriera
l'editore Morellini, che è stato il suo primo editore, ha deciso di fare questo regalo sostanzialmente ai lettori e anche all'autrice, anche a Sara Raptaro, di fare un audiolibro sulla sedia sbagliata. E quest'anno, appunto poco tempo fa, infatti sarà sulla piattaforma Audible, credo tra un paio di settimane, Una felicità semplice, che è l'ultimo romanzo di Sara Raptaro, che peraltro è uscito da pochissimo e devo dire che sta avendo un successo già importante, ma lo merita, perché Sara è la regina delle trame, la regina della Bellissimi. trama e la regina degli incipit. Io ricordo dei suoi romanzi, di tutti i suoi romanzi, gli incipit sono la cosa che mi ha sempre colpito ogni volta, perché tu puoi avere una botta di fortuna come autore e azzeccare l'incipit una volta, due volte, ma se lo azzecchi 14 volte vuol dire che forse è nelle tue corde, no? E quindi. Assolutamente, e poi proprio con l'incipit Sara Mattaro ha questa capacità di sbatterti in faccia già, diciamo, come dire, un evento che già ti Sì, sorprende e che già magari ti anticipa anche cosa è come? successo nel corso della storia, però poi mentre leggi il libro riesci a capire, quindi a ricostruire perché c'è stato quell'evento iniziale, ad esempio, no? Parlo in questo caso di Una felicità semplice, no? Perché già nell'incipit ti cattura subito Sì. la sua scrittura, già la storia, perché inizia proprio con un evento estremamente drammatico anche poi per Assolutamente, la sì. protagonista. Sì, diciamo che non Ma scrive ecco, libri comici, ecco, diciamo che no, anche se in realtà questo sicuramente romanzo. le tematiche che affronta Sara Vattaro sono tematiche estremamente profonde e che po potrebbero riguardare davvero la vita di ciascuno di noi o una fase della vita di ciascuno di noi e sono davvero tematiche molto attuali. Però, appunto, come dicevamo, Una felicità semplice è un po' una storia che ho trovato diversa un po' dalle precedenti che ho letto, che ho avuto il piacere di leggere, perché effettivamente c'è molto humor nei Sì. personaggi. E infatti adesso io vorrei che Sara, se ci sei ancora, batti un colpo, perché l'altra volta ho detto una cosa e tu non c'eri e vorrei che questa volta fossi presente per ascoltare quello che sto per dire, perché in questo romanzo, cioè, ci sono spesso i dialoghi, sono una delle cose che in questo romanzo ho apprezzato di più, oltre a tutto il resto, perché davvero mi è piaciuto davvero molto. E non lo dico perché sono di parte, ma sono oggettiva e quindi devo dire che effettivamente è veramente un bel romanzo. Ma i dialoghi e lo spirito e il corteggiamento mi ha fatto pensare ad una donna innamorata, no? Perché effettivamente quando sei fresca d'amore ti ricordi bene il corteggiamento. Allora io, che so per certo che è molto innamorata, mi sono immaginata che che l'ironia, che quella leggerezza delle conversazioni che possiamo cogliere in questo romanzo, dei dialoghi più che conversazioni, siano frutto anche del suo innamoramento. E quindi conoscendo anche il fidanzato, devo dire che mi sono divertita da matti. Poi in realtà di loro non c'è nulla, però sono io che con la testa sono andata a immaginarmi delle situazioni che potevano aver vissuto, e quindi questa cosa mi ha fatto molto ridere, forse più che a un lettore che non conosce la sua storia, ecco. Immagino di sì, perché poi conoscendo comunque chi c'è dietro sicuramente ti farà anche un effetto diverso, però effettivamente i dialoghi mi sono piaciuti moltissimo di questo libro, li ho trovati davvero anche molto divertenti perché i personaggi hanno una profondità tale per cui possono concedersi anche il fatto di essere ironici, di scherzare anche molto, quindi questo dà sicuramente anche molto realismo Sì. alla loro psicologia fondamentalmente. E volevo chiederti, Lucia, entriamo un po' più nel dettaglio tecnico Sì. di cosa significhi registrare un audiolibro, quindi entriamo un po' nel dettaglio di quello che è il tuo lavoro, perché so che anche Certo. chi ci segue è molto anche interessato proprio a questo lato pratico. Sì. Quindi, come si fa un audiolibro proprio nella pratica? Se uno volesse realizzare un audiolibro, cosa dovrebbe fare e magari a chi rivolgersi? Anche che tipo di studi magari dovrebbe fare se volesse iniziare ad approcciarsi a questa attività?
Ma guarda, io credo che un po' come quando dicono che il liceo classico apra un po' poi tutte le porte, no? A prescindere da quello che farai dopo, come dire che ti dà un'apertura mentale particolare. Come dicono che la danza classica sia la base per le altre discipline di ballo, io credo che il teatro sia la base per poter poi fare altro, no? Cioè fare altro in questo, nel senso leggere, per esempio. Io credo che il teatro e la pratica teatrale, l'uso della voce, la dizione, poi è chiaro che qualche parolina sfugga, non sono perfetta mai, né nella vita né durante la Nessuno lo è, registrazione, quindi. quindi senz'altro si può sempre migliorare dal punto di vista della dizione, ma credo anche che ci siano parole che pur in dizione siano impronunciabili, cioè ad esempio impronunciabili. Ad esempio, io so per certo che noi dovremmo dire casa, non casa. Ora, se in un audiolibro io dicessi cassa, secondo me mi prenderebbero in giro in parecchi, ma Sì, suona stranissimo. io stessa non mi sentirei naturale. E quindi è bene Certo. anche questo, cioè ci deve essere, secondo me, una base di teatro, una base di dizione, devi avere una voce tendenzialmente modulabile, ci devi lavorare, devi fare comunque le vocalità come prima di cantare, devi fare delle facce. Io mi ricordo prima di uno spettacolo teatrale che vale la stessa identica cosa, la mimica facciale. Allora l'insegnante ci raccoglieva, e la regista anche a quel punto, in cerchio e cominciavamo a fare questo. Trua, frua, prua, trua, frua. Ecco, noi facevamo 5 minuti che ti veniva Esercizi. male alle ganasce proprio perché devi scandire bene. E quindi anche mentre registro gli audiolibri che nessuno mi vede, mi rendo proprio conto che cerco di muovere moltissimo la bocca in modo che le parole arrivino chiare. Ecco, perché Di una articolare cosa. molto. Esatto, poi ho un difetto, spesso me lo hanno già detto in due su tre, quindi ritengo che sia vero, che tendo a smorzare le parole, forse anche proprio per la mia genovesità, no? Cioè magari dico mi allontano. I I finali, brava. Spesso i finali mi sfuggono e allora me lo fanno ripetere, cioè un tecnico attento ti ascolta durante la registrazione e ti dice rifacciamo perché qua si sente poco l'ultima. Ed effettivamente mi capita di. Per cui è fondamentale utilizzare tutto ciò che ho imparato e ritengo che sia fondamentale altresì chi non lo ha fatto che lo faccia e che lo impari. Assolutamente, è molto interessante perché ci sono magari anche tante persone che vorrebbero intraprendere questa professione e registrare un audiolibro oppure anche proprio leggere ad alta voce e sicuramente è una professione a sé, quindi richiede un certo tipo di preparazione. E volevo chiederti, la registrazione innanzitutto di quest'ultimo audiolibro. Lo ripeto, Una felicità semplice di Sara Lattaro che uscirà a breve sulla piattaforma Audible e non vedo l'ora. Io già oggi ero andata a cercarla, sinceramente, per vedere se era già uscita perché veramente sto fremendo. E tra l'altro saluto Liliana Marchesi che ci sta seguendo E l'ho e appena tra l'altro se risposto. Liliana o qualcun altro avete alcune domande da farci per quanto riguarda appunto gli audiolibri, la registrazione, proprio la parte tecnica della registrazione degli audiolibri. Abbiamo qua fortunatamente Lucia Caponnetto, quindi sfruttiamola per farle tutte le domande e toglierci tutte le curiosità che abbiamo. E, quanto tempo ci è voluto per registrare l'audiolibro di Una felicità semplice? Ma guarda, 2 giorni e Due mezzo, giornate, perché in full realtà, immersion. sì, allora in realtà io avendo l'altro lavoro, chiaramente io do la disponibilità nel weekend, no? E quindi direi che abbiamo fatto sabato pomeriggio, domenica e lunedì mattina. E poi abbiamo speso il resto del lunedì a riascoltare, perché allora, anche qui ci sono due tipologie, no? C'è
lo studio di registrazione che si occupa anche dell'editing, e poi vi spiego che cosa sia, che cos'è. E allora in quel caso, a parte che a me fa sempre piacere riascoltare, però la prima volta, per esempio, la prima volta non l'ho riascoltato e mi è dispiaciuto perché poi ascoltandolo su Audible avrei potuto cambiare qualche cosa, ecco, avrei sicuramente. Intervenire a dopo Avrei sulla ecco, però post-produzione. in quel caso lo studio di registrazione aveva una persona che gli faceva l'editing e quindi io ho fatto il mio lavoro, ho letto, la persona molto attenta, era un tecnico molto bravo, mi correggeva ogni qualvolta sentiva qualche stonatura nella voce o qualche parola sbagliata, dopodiché è andato. Il secondo audiolibro, il secondo e il terzo che ho avuto la fortuna di registrare nella mia città, e questo comporta anche il fatto che ti devi sbattere meno, no? Cioè non dovevo andare a Milano, non dovevo chiedere ferie, Sì, è meno insomma impegnativo, è tutto ovviamente. più semplice. E sia nel secondo che nel terzo caso, no, nel secondo caso l'editing è stato fatto dalla persona che mi ha registrata, e nel terzo caso invece l'editing è stato spedito. Che cosa vuol dire questo? Che normalmente io amo riascoltare quello che faccio, tanto più se il blocco l'ultimo audiolibro, noi l'abbiamo registrato e l'abbiamo spedito, d'accordo? Editing significa che la persona che riceve tutto l'audiolibro deve soltanto togliere i fiati. Quanto sembri brutto, effettivamente a volte mi viene da pensare che forse lasciando qualche fiato sarebbe un pochino più naturale, però Naturale. ci sono proprio delle regole, evidentemente, sia per Audible che per Storytel, che vogliono che la voce esca solo voce, ok? Quindi ti Certo. tolgono tutti i fiati. Ma immagina questa cosa: io sono a Genova, il tecnico è a Genova, la persona che fa l'editing, come in quest'ultimo caso, è a Milano. Se riceve un file con degli errori, deve chiamarmi, io devo andare a Milano. E Sì. devo andare a sistemare la cosa. Oppure lui Diventa un po' dice: complicato. nel capitolo 3 dovete ripetere 1, 2, 3, 4, no? E allora, se tu sei lì, lo fai prima. Ed è quello che è successo. Tipo, noi abbiamo registrato il sabato, la domenica ci siamo ammazzati perché abbiamo registrato 164 pagine. La media è 70-80 pagine al giorno, quindi. Diciamo che la cosa strana è che gli errori li abbiamo ascoltati più nelle prime 80 che nelle seconde 80. Quindi probabilmente io mi sono accorta che il mio livello di concentrazione aumenta con la stanchezza anziché Questo è diminuire. molto positivo perché molto spesso invece succede che sia inversamente proporzionale, nel senso che la stanchezza aumenta man mano si va avanti nel lavoro. Probabilmente sei anche tu entrata un po' più nel vivo, no? Brava. Immagino, dimmi se sbaglio, nel vivo appunto del libro, della storia e proprio del fatto della lettura, no? Perché immagino che comunque si debba anche un po' rompere il ghiaccio, credo, no? Rispetto a una prima parte, quindi ci si riscaldi un po', non so come È dire. C'è vero. un commento, ne Sì? approfitto, dopo ti faccio Sì, continuare, Lucia. certo. Liliana Marchesi ci scrive: concordo sulla S sibilante di casa o casa, non si può sentire casa. Cioè, non si può Sì, sentire. effettivamente non, cioè, per quanto magari possa essere corretto dal punto di vista dell'addizione, però no, non lo No, vogliamo no, no. sentire questo, non ci E piace. invece un'altra cosa che io dicevo convinta di dire giusto è la parola bosco. Io dicevo bosco con la O chiusa, invece si dice bosco. E quindi Bosco, è via di mezzo. quando tu sei abituato a dire una parola sempre quella, come anche giostra o giostra, no? In realtà si dice giostra, non si dice giostra. E comunque, se tu sei abituato a dire una certa parola, ti fa veramente strano dirla in un altro modo. Quindi bisogna ripetersela qualche volta in modo da renderla naturale. Una delle prime Assolutamente, cose. perché se si è abituati anche a sentire la propria voce in un certo modo, delle parole in un certo modo, sembra quasi, studiare dizione, sembra quasi, io l'ho studiata per un po' di tempo, Sì, non sembra, però la ci ho faremo una provato per un po' puntata. di tempo all'inizio, e più che altro persone del settore mi spiegarono al tempo che all'inizio, quando appunto si
comincia a fare questo tipo di percorso su di sé, è strano perché sembra quasi di essere un'altra persona, non ci si Assolutamente. riconosce. Perché come noi pronunciamo le parole e soprattutto anche la voce nostra a cui siamo abituati, che inizia un po' a cambiare, ci sembra un po', ci può disorientare anche un po' inizialmente. Poi sempre molto soggettivo, però mi hanno detto che succede questa Ma sì, cosa. ma poi ci sono gli amici, adesso Esatto, capitolo amici, bravissima. i cari amici che quando tu ti impegni, no, a dire era l'autunno oppure no, provi a diretta impegnativa, bravissime, grazie, grazie, grazie. Allora, quando tu ti impegni a utilizzare una parola corretta, e poi la proponi negli spettacoli teatrali piuttosto che gli amici ti dicono: che brutta, come rifinta. Ecco, Perché anche loro sono abituati a sentirti in un determinato modo. il punto è che il che brutta, come sei finta, ne deriva proprio dalla mancanza di abitudine di sentirti parlare in un certo modo. Ed è la Certo. ragione per la quale, a parte gli attori che sono nati attori e sono attori tutta la vita, per cui per loro è talmente naturale utilizzare la dizione che la usano anche nei giorni, diciamo, extra, nei Abitualmente. giorni off, io invece. Anch'io stessa utilizzo quei termini quando registro l'audiolibro, ma nel mio quotidiano no. Cioè, infatti, spesso io amo leggere il romanzo che dovrò interpretare con l'audiolibro prima di, perché intanto mi piace farmi degli appunti, scrivere delle cose, e poi a volte ti dico la verità: ci sono delle parole che non so, che mi vado a cercare e vado a sentire come si pronunciano, e magari metto l'accento sull'iPad. Quindi è una cosa che forse se per caso ci sentirà un esperto in audiolibri, un attore che fa tanti audiolibri, magari si mette le mani nei capelli e dice: ma no, il romanzo si legge contestualmente, no? Nello stesso momento in cui arrivi là. Io, finché ho il tempo a disposizione preferisco leggerlo prima, proprio perché ancora sono insicura su determinate parole e la E dizione è. forse anche perché comunque credo che poi ognuno abbia anche un po' il proprio approccio, nel senso che alla Assolutamente. fine forse non c'è proprio una regola che possa andare bene per tutti, perché al di là del fatto di maggiore o minore sicurezza su alcune questioni, è a mio avviso proprio l'approccio che magari uno vuole avere, no? Se vuole. Dipende molto da come anche affronta il testo scritto, cioè da come lo Certo, vive, come certo. è molto soggettivo. Tra l'altro, Liliana Marchesi, che so che si è messa a studiare dizione, me Ah, l'avevo detto brava. Poi poco tempo se fa, vuoi ho una maestra bravissima. mi dice e sta scrivendo: mio marito non ne può più delle parole che sto snaturando, perché Vedi? infatti poi succede proprio così, che ci si sente un po' snaturati, ma anche dagli altri arriva poi questo feedback. Quindi effettivamente è un percorso molto particolare, perché comunque si cambia nel cominciare a studiare dizione e a lavorare sulla propria voce. Quindi è, diciamo, un po' un cambiamento, ecco, Sì, non. ci Non sono mi parole, ci sono ad esempio parole che io abbastanza naturalmente ho recepito e quindi abbastanza naturalmente mi viene da dire, no? Mi vengono da dire, tipo, difficilmente mi capita, ma difficilmente oramai dico tre, cioè normalmente ormai io dico tre. Tanto che comunque il mio compagno, che ormai mi sente dire tre da mo', è capace a dirmi tre e a prendermi in giro, perché comunque così come verde. Ecco, adesso io quando sento verde, sento che mi dà fastidio, anche quando lo sento dire da altri, che è normale che dicano verde se non hanno studiato o se non sono toscani o se non sono romani, dove tendenzialmente ci sono già degli aiuti dal punto di vista vocale, no? Però è pazzesco, perché quando, come adesso per esempio, dico non ci riesco, oppure dico era, ma mi viene spontaneo e naturale e le persone lo sentono. Quindi piano piano devi entrare nel mood del giusto parlare, senza esagerare, ecco. Certo.
Certo, perché poi deve anche suonare come naturale, Assolutamente, e anche non come nell'audiolibro. qualcosa di artificioso, perché altrimenti Certo. ascolta questa cosa la percepisci, per quello comunque richiede un po' un certo tipo di, anzi un po', senza un po', Quando, richiede un allora, certo tipo di diciamo suono. che l'esagerazione non va bene in nessun campo, no? Mai. Quindi io imparo a dire sempre, e all'inizio dirò sempre, sempre, sempre studiando, no? Perché mi deve entrare l'accento grave, no? Una volta che l'hai masticato, deve essere sempre, deve essere una roba Fluido. veloce, fluida, capisci? Che intanto è arrivato il mio amico musicista Alex Bianchi. Ciao Ale, ben Ti arrivato. Ogni tanto salutiamo. salutiamo anche gli amici che arrivano ogni tanto. E quindi, insomma, questo è quanto. È stata diversa la registrazione dell'audiolibro di Una felicità semplice rispetto a quegli altri che avevi fatto? Quindi, oltre al fatto di aver acquisito sicuramente anche maggiore esperienza pratica e anche in questioni un po' tecniche che all'inizio erano un po' nuove, ma ci sta, penso che per tutti e tutte le cose che facciamo sia così. C'è stata qualche differenza o anche nel modo in cui tu ti sei preparato, nel modo in cui l'hai vissuto o in qualche altra maniera? Allora, intanto in questo ho lavorato come una matta senza mai accusare stanchezza. Cioè, l'ultimo giorno, quando abbiamo fatto il riascolto totale, che è veramente lungo, c'erano dei punti, in ogni capitolo c'erano dei punti che avevamo insieme capito che dovevano essere un pochino cambiati, no? Rifatti. E io ho questo ricordo, abbiamo finito alle 7:30 di sera, dalla mattina alle 9, che io saltavo come un grillo ed ero proprio felice di tornare nella mia stanzetta a dire quelle due cose, perché sentivo che era necessario affinché venisse bene. Quindi è proprio un qualche cosa, è una lotta bella che fai con te stessa alla ricerca della cosiddetta perfezione che poi non c'è. Però dal mio punto di vista, riascoltando, rispetto alla prima volta, che l'ho ascoltato quando ormai diciamo era tardi, Sì. però io sono contenta del mio lavoro. Ecco, questa volta posso dire di essere contenta, sempre con i margini di miglioramento, perché si migliora sempre. Sì, va bene, ok. Certo, Sì, assolutamente. mi arriveranno delle legnate Ci anche si vuole stavolta. sempre migliorare, però è anche giusto quando sei soddisfatti del proprio lavoro dirlo e Sì, goderne, perché comunque c'è tanto lavoro dietro, tanto, tanta passione per quello che fai ed è veramente una cosa importante anche lavorare per esserne soddisfatti e soprattutto anche capaci di, riascoltandosi, dire magari questa parte non è venuta come voglio che sia, la rifaccio. Quindi anche mettersi in fantastica gioco da questa questo cosa. punto di vista, che è fondamentale poi per l'esito e la riuscita dell'opera totale. Quindi è anche molto importante questo aspetto, cioè riuscire anche a conoscersi anche nei propri piccoli Sì. difettucci e magari cercare di migliorarsi e rifare anche delle cose, ma fa parte questo proprio del processo artistico. Vero. Una delle cose più importanti è davvero mettersi in gioco, ma anche dire quando si è contenti di quello che si è fatto, sono soddisfatto, ma probabilmente te lo puoi permettere perché prima ti sei anche messa in Ma discussione guarda, laddove ecco, si è servito. diciamo che quello che ho detto questa sera mi ha fatto venire la pelle d'oca, perché io sono una ipercritica, quindi senz'altro quando poi lo ascolterò dalla piattaforma Audible troverò dei punti che avrei potuto fare meglio. Ad esempio, i primi 14 capitoli andavano bene, quindi non ce li hanno chiesti, quindi io i primi 14 capitoli non li ho riascoltati, per cui sicuramente ci sarà qualche cosa. Però sono contenta di essere riuscita a dire sono soddisfatta, che sono soddisfatta io, può essere che poi non piaccia, non voglio dire ovviamente non piaccia l'interpretazione, non il libro, però per me è un passo importante, come dire, hai fatto un passo verso la sicurezza in te stessa, no? Ed è la cosa fondamentalmente più importante. Se uno è convinto di aver fatto un lavoro con impegno e con gioia e soprattutto è umile e quindi sentirà dove potrà migliorare, sentirà dove potrò migliorare,
È bello, insomma, sono contenta di averlo detto e sono contenta di aver rischiato con un personaggio che è un personaggio del romanzo Gustave e io ho voluto dargli l'accento francese senza cercando, no, cercando, ci sono riuscita, questo lo posso dire, a non farlo diventare una macchietta perché ho detto al tecnico, mi raccomando, che io non sembri la Pantera Rosa. Esatto, Perché, perché sei capito? stata molto Il chiara. rischio è quello. E c'è questa donna che si chiama Laurette, che va letta molto lentamente per riuscire a dirlo bene senza che lui diventasse una macchietta. Adesso io guardo, se io trovassi un pezzetto di Gustave, quasi Ce lo leggi. quasi, sì, però non Intanto so se lo leggo trovo. un Sì, commento, un altro di Liliana Marchesi, sì. che oltre al fatto che ci ha scritto che sta adesso invece contagiando i figli rispetto alla Brava. lezione, e dice anche, d'accordo, anche lei una pacchetta sulla spalla bisogna darsela ogni tanto e noi siamo perfettamente d'accordo, va bene mettersi in gioco, va benissimo volersi sempre migliorare, è un aspetto molto importante, anche essere critici verso se stessi. Non ipercritici, mi raccomando, perché il fatto di essere critici serve per aiutarci e spingerci a dare sempre il meglio, ma non deve essere una cosa che ci, come dire, affossa, no, assolutamente. E quindi è bello anche essere soddisfatti del proprio lavoro quando anche si sono impiegate tante energie Certo, per realizzarlo e assolutamente. realizzare un'opera, assolutamente. Quindi intanto che appunto Lucia Sì. cerca una parte da leggerci così in diretta, anche per farci entrare nell'atmosfera di quello che è l'audiolibro che ha registrato, che vi ricordiamo a breve sarà disponibile sulla piattaforma Audible, quindi Sì. mi raccomando tutti e tutte attenti a quando uscirà, ma non mancherò assolutamente di ricordarvelo. Io già oggi ero lì che lo cercavo perché sono curiosa, ma immagino ci vorrà ovviamente il suo tempo Sì. perché abbiamo detto che ci vuole l'editing, poi comunque deve essere pubblicato, c'è una casa editrice dietro, c'è Audible, quindi insomma giustamente richiede il suo tempo. Lucia, penso che tu abbia visto molto contenta di L'ho saper che abbia trovato. trovato la nostra lettura. Ovviamente non sarà come ho fatto là, però è giusto per darvi l'idea. Perché Gustave, perché ha smesso di fare dolci? La stupirebbe, madame, se le dicessi che ho iniziato per conquistare una donna e ho smesso perché quello che facevo riusciva solo a ricordarmi lei? Mi rispose volgendo lo sguardo alla parete. La notai solo allora, una fotografia in bianco e nero con una ragazza sorridente che si ripuliva le labbra dalle briciole di un dolce. No, non mi stupirebbe, risposi. Io e lei non siamo poi così diversi, aggiunse Gustave. Ma non cambierei un solo momento di quello che ho fatto per quella donna. Bonne chance, Madame la Solitude. Ah, bellissimo, grazie, che bello, bellissimo. Senti, ma appunto proprio di questo aspetto, perché ascoltando molti audiolibri mi sono sempre fatta questa domanda. Prendiamo il caso di Gustave, che è francese, no? Quindi tu hai fatto questa scelta di comunque, intanto ci arrivano dei complimenti, ragazze, vi devo salutare, bravissime come sempre, grazie Liliana per essere stata con noi. E Alex scrive, brava, difficile fare l'accento, infatti lo stavo per dire anch'io perché è difficile farlo. Bene, cioè senza che la cosa risulti un po' troppo, esatto, come dicevo Macchietta. prima, una macchietta, no? Quindi bisogna stare molto attenti a non esagerare ed essere anche convincenti. Ma questa appunto è una scelta del lettore, ovvero, come in questo caso, se c'è allora, la protagonista è italiana, diamo un po' un'ambientazione Sì. perché se no non si comprende, quindi la protagonista è italiana, però vive per un periodo a Parigi con suo marito e lei conosce Gustave che è il panettiere, diciamo, sotto casa Esatto. e quindi lui è proprio francese, no? Però essendo il libro in lingua italiana, come rendere questo personaggio? Quindi è una scelta del lettore il fatto di ricordare, diciamo così, l'accento, in questo caso di Gustave che è francese, oppure può anche non farlo, però immagino si perda un po' di caratteristica del personaggio.
Lo decidi Allora, tu come guarda, lettrice o no? ti devo dire la verità. Io ho parlato con Sara e le ho detto: mi piacerebbe pensare a Gustave con un po' di accento francese. E lei mi ha detto: fai quello che ti senti. E poi ho pensato, perché in realtà nessuno mi ha detto che sì o che no, cioè che io lo potessi o non potessi farlo. Allora io ho pensato che comunque c'è l'editing. E ho detto: senti, io mi lancio. Se poi mi viene detto che è brutto, che stona, qualcuno che lo riascolta c'è. E a quel punto mi diranno: guarda che è brutto, non lo fare. Non avendomi detto nulla, penso che sia passato il È concetto di andata Gustave. bene, O hai hanno saltato proprio scelto quel bene. capitolo. No, io penso, allora, da ascoltatrice, quindi da fruitrice, e laddove ci siano queste situazioni, lo preferisco. Ovviamente non deve esserci un'esagerazione, ma appunto stiamo parlando di un contesto in cui, appunto, come quello che ci hai appena letto, quindi Pillole. assolutamente, a mio avviso, pertinente. E laddove capiti, secondo me, io lo preferisco perché ti fa entrare un po' di più nell'atmosfera, perché comunque, se non un personaggio comunque straniero, se parla come la protagonista che è italiana o un suo amico che è italiano, un po' perde secondo me, e invece comunque è importante alla A fine, perché uno proposito. comunque se lo aspetterebbe Sì, se lo sentisse parlare anche in un italiano film. un po' difficile, però se lo aspetterebbe un po', questa, un po' che si senta l'accento, Ecco, no? per esempio, Quindi. ci siamo posti questo, anzi, il tecnico, dal momento in cui io ho voluto osare con questo accento francese, mi ricordo che il tecnico mi ha detto: ma allora anche Mary, che è un personaggio che è all'interno del romanzo, dovremmo darle una connotazione, un accento un po' inglese. E invece io gli ho detto no, perché lei vive in Italia, ha imparato l'italiano e soprattutto Cristina ha apprezzato che a cena, una sera si sono ritrovate a cena e lei aveva apprezzato che lei si fosse rivolta a Cristina in italiano. E quindi secondo me lì poteva essere troppo. Quindi ho preferito invece che Mary avesse l'accento italiano, cioè che parlasse in italiano, anche perché si fa un riferimento veloce del fatto che lei fosse inglese, ma poi si perde, cioè è un personaggio Sì, secondario, per infatti. cui non aveva senso Esatto. darle. Anche Gustavo è un personaggio secondario, però aveva la connotazione parigina, mentre Mary no. Ecco, Mary era Siamo un'inglese che viveva in d'accordo. Italia e quindi ho preferito non Sì. farla parlare in italiano, però è permettimi il termine, è una figata anche questa. Cioè, da attrice, il fatto di prendersi questa responsabilità e sapendo che poi ti potevano dire di no, ma quindi a maggior ragione, Certo. è stato divertente, è stato bello. Assolutamente, immagino anche rischiare un po' per quello che si riesce, è importante perché poi riesci a dargli anche la tua personalizzazione, anche quel valore aggiunto. Sì. Quindi sono molto d'accordo su quello che hai detto appena adesso, della scelta su Gustave di riprendere l'accento francese, anche perché le sue parole, soprattutto nel punto che ci hai letto, e suonano ancora più profonde, ancora più dolci e con questo accento. Quindi è anche un personaggio che ha per la protagonista un significato particolare anche nella storia e Assolutamente. quindi secondo me assolutamente ci sta. Ho una Senti, domanda per Lucia. te invece, scusami, perché Sì, va a finire che dimmi. poi. Invece, io sì, leggo, ascolto audiolibri, ma tu di più. E ti vorrei chiedere questo: che cosa ti aspetti da noi quando tu, da noi attori, da noi lettori, narratori, che cosa ti aspetti quando tu ascolti un audiolibro? Parliamo della voce singola, perché ci sono dei romanzi a più voci con i rumori ed è lì che voglio arrivare, che vorrò arrivare una volta, perché secondo me Sì. ti catapultano all'interno e ti sembra di aver visto una serie TV. Poi io sono molto visiva, lo sai, quindi riesco proprio a vedere tutto e mi porta via ancora di più che la singola voce. Tu invece, che cosa ti aspetti? Allora, quello che mi aspetto, quello che mi piace sentire è la sincerità
verso non solo chi ascolta, quindi quello che sarebbe il lettore, diciamo l'ascoltatore, ma verso il testo stesso. Nel senso che mi piace molto, soprattutto lo noto in quei lettori che sono, ad esempio, faccio un esempio che può essere anche abbastanza lampante, quegli attori che sono anche attori di cinema, che a volte leggono, no, anche degli E audiolibri. come? E mi fa piacere quando ritrovo la diversità nel leggere, nell'affrontare l'audiolibro, cioè li conosco come attori e quindi li ho ascoltato la loro voce, come parlano, anche ad esempio l'accento che hanno, perché stanno recitando in un film, magari stanno facendo un determinato personaggio, e invece poi quando affrontano un testo hanno un grandissimo rispetto e quindi, e come un po' dicevi anche tu prima, no? Riescono davvero a entrare in empatia con la storia, ma senza interpretarla per te. Ecco, questo mi aspetto. Cioè, ci vuole sempre la giusta distanza, giusto? Per tornare. Fantastico. Però è vero, perché se no ti toglie la capacità di immaginare. Ecco, una cosa che mi aspetto dal lettore è che mi lasci, nonostante lui metta la, o lei metta la propria voce, e comunque un po' interpreti anche ovviamente in un certo modo, come abbiamo Certo. visto anche la lettura, ma che mi lasci la libertà comunque di immaginare. Ecco questo. Quando questo avviene, per me è diventa quella dell'audiolibro un'esperienza unica, davvero spettacolare. E questa è veramente, è la cosa che ricerco, lasciami libera di immaginare, quindi accompagnami con la tua voce a provare le emozioni, ma lasciami comunque questa libertà, non occupare tutto lo spazio, non fare Chiaro. tutto tu. Diventa un veramente Un un incastro, sì. lavoro emotivo e mentale che si fa insieme, cosa che succede molto nel libro, ma non è filtrato da una voce, No, no? no, no, no. E per questo dicevamo è così delicato. Ecco, questo mi aspetto Ecco, da ad un lettore. esempio, io, visto che questa sera siamo le Books Angels, quindi posso parlare anche di Storytel, avendo fatto un audiolibro appunto sulla sedia sbagliata, per Storytel, ho ascoltato degli audiolibri di Storytel e ho ascoltato di Gianenrico Carofiglio, L'Avvocato Guerrieri. Beh, ci sono dei dialoghi tra, a proposito di attori, Francesco Montanari e Liliana Bottone, che ho scoperto essere la mia narratrice ideale, io ambisco a diventare come lei, vi assicuro dei dialoghi che ti sembrava di guardare in TV il corteggiamento che prendeva forma. Cioè io, che ho presente gli attori di faccia, perché poi sono andata a cercarmela Liliana Bottone e sono andata a sentirmi altre cose sue. Però quei dialoghi, quella tensione emotiva, ti assicuro che è stato un qualche cosa che mi ha fatto dire: va bene, lo voglio fare anch'io. Voglio fare anch'io un audiolibro a due voci e voglio avere un dialogo con un Bello. attore che possa darmi l'opportunità di essere così spontanea, così semplice, così vera come sono stati loro e come è stata Liliana Bottone. Quindi non mi sentirà mai, ma sappi che ti stimo molto. Quindi ce lo teniamo anche come augurio per un prossimo audiolibro che tu riesca appunto a fare Sì, questa sì, 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 sì. collaborazione con un altro o un'altra lettrice, insomma, e realizzare molto presto, ci auguriamo, un nuovo audiolibro. Intanto, visto che dobbiamo chiudere, se no Instagram Sì, ci ci taglia, banna. ma ci tenevo in modo particolare innanzitutto a ringraziarti. No, grazie Lucia, per aver condiviso con noi questa tua esperienza, perché è sempre molto bello entrare nel vivo della tua professione, perché ci sarebbe ancora tantissimo, a mio avviso, da a te. raccontare, ma Facciamo un'altra spero che non puntata. mancheranno le occasioni. Esatto, assolutamente. Ricordiamo a chi ci segue che Lucia ha da pochissimo, da po poche settimane, registrato un nuovo audiolibro, di un libro uscito da pochissimo anche questo, che è Una felicità semplice, scritto da Sara Vattaro, pubblicato da Sperling & Kupfer, e quindi l'audiolibro che ha registrato, a brevissimo, questione di giorni o poche settimane, sarà disponibile
su Audible. Quindi mi raccomando, ascoltatelo e soprattutto lasciate i vostri commenti e le vostre recensioni. Aspetto Brava, molto perché, brava, importante. perché spesso si ascolta l'audiolibro e poi non si fa la recensione. A parte che mi hanno detto e stradetto che devo stare attenta a non guardare troppe recensioni, né quelle belle né quelle brutte, ma di cercare di Esatto. rimanere sempre in equilibrio, però è bellissimo, quando sono belle ovviamente, è bellissimo leggere le recensioni. Quindi tu cosa ne pensi? Guarda, c'è anche lei che non era ancora arrivata stasera. La nostra Ernestina la Sì, si è anche messa salutiamo. la collana perché ha visto me con la collana Wow, molto importante. E sciccosa allora stasera. sì, allora ha deciso di essere anche lei qui che mi aiuta con gli audiolibri. E, sì, io invece ricordo che mi trovate qui su Instagram, che quasi tutti i giorni faccio delle autoletture, ovvero letture dall'auto, e a breve inizierò una collaborazione con un'autrice musicista e scrittrice bravissima che si chiama Simona Bianchera, e registrerò alcune riflessioni che verranno poi raccolte in un libro. Ci sarà anche una canzone, quindi presumibilmente dobbiamo ancora decidere, ma ci sarà un QR code alla fine del libro con il quale poter ascoltare le riflessioni che io leggerò per lei, e la ringrazio tantissimo per questa opportunità. Quindi un bacione a Simona Bianchera Ti saluto e anch'io, ciao. tantissimo. Collaborazioni in itinere, come si suol dire, work in progress, con un paio di musicisti, ma questo è ancora troppo prematuro. E poi un'altra super novità che però aspettiamo la fine di maggio, la metà di giugno, e chissà che non possiamo fare una puntata per parlare di una cosa bellissima a settembre, ma non ancora. Sono già super super curiosa, come potrai immaginare, non vedo l'ora di sapere di cosa si tratta, ma so che poi a tempo debito ce lo Non racconterai, mancherò. anzi te lo faremo raccontare, assolutamente. Grazie a tutti e a tutte per Grazie. averci seguito, noi Luci ci vediamo alla prossima. Ciao Mari, grazie, grazie a Grazie. te. Ciao, ciao, ciao. Ciao.